Ad Atri è stata una notte da sogno per i protagonisti del calcio abruzzese. Nel Gran Galà, infatti, atmosfera elettrizzante per i tanti premiati della Lega Nazionale Dilettanti che ha voluto chiudere in bellezza l'ennesima stagione esaltante. Sul palco, oltre al padrone di casa, Pier Giorgio Ferretti, primo cittadino di Atri, il presidente del comitato regionale LND Concezio Memmo, il vicepresidente nazionale LND Cristian Mossine e soprattutto il presidente federale Gabriele Gravina. Insomma, non è mancato davvero nulla nella serata di Piazza Duomo, dove lo sport, l'arte e la storia hanno creato un mix perfetto, capace di regalare straordinarie emozioni. Grazie a tutti, grazie Ezio. Daniele, vieni qui vicino a me per favore. Facciamo un piccolo fuori programma perché hai detto bene la storia del calcio abruzzese insieme a Gigi Di Berardino, insieme a Daniele. Abbiamo vissuto degli anni straordinari in questa regione, improntata al volontariato, alla passione, all'amore per i ragazzi, per i giovani, sempre pronti a dare il meglio di noi stessi. E insieme a Daniele abbiamo vissuto la costruzione di un periodo straordinario del calcio abruzzese. Mi onoro e soprattutto sono particolarmente orgoglioso di condividere con lui anche una parte politica attuale di sviluppo, di innovazione del calcio italiano. E questo lo dico senza false retoriche: il calcio abruzzese, la possibilità di formarsi in una regione straordinaria che ti accoglie, che ti trasferisce tutte le energie positive, è una regione che merita, a mio avviso, la massima considerazione possibile all'interno dei nostri sentimenti, del nostro affetto e all'interno del nostro cuore. Per quanto riguarda il futuro, niente, aspettiamo la stagione che si apre il 1° luglio con il nuovo comunicato ufficiale che dalla prossima settimana sarà a completa disposizione, e poi man mano vedremo tutte quelle che saranno le scadenze. Abbiamo iniziato a buttare giù tutto quello che è un progetto per la prossima stagione sportiva, quindi dal calendario a quelli che sono gli impegni, e quindi lavoreremo, come ho detto prima, perché secondo me il lavorare e soprattutto quello di comprendere, capire, stare insieme a loro, in mezzo alla gente, secondo me sono le ricette giuste per poter crescere insieme.